Ciao a tutti, come far vacillare l'ego di un narcisista? Con questo video voglio tornare a parlare di narcisisti perché i narcisisti, diciamo, fanno molti danni. Ci sono molte persone che coinvolgendosi con narcisisti sono entrati in un girone di sofferenza. E l'odissea più grande che noi possiamo vivere è proprio quella di amare una persona narcisista. Ora cerchiamo di capire un po' meglio qualcosa dei narcisisti. Ora, nulla vieta, anzi, ben venga l'autostima. Quindi, una prima cosa che dobbiamo fare è evitare di confondere l'autostima, che è amore positivo per se stessi, con il narcisismo. Il narcisismo potremmo dire che è egolatria, cioè idolatro me stesso, cioè mi pongo su un piano di superiorità rispetto a tutte le altre persone, mi pongo su un piano diverso. I miei bisogni, le mie necessità sono più importanti delle tue e quello, diciamo, che ti infliggo, tra virgolette, l'abuso, potremmo dire, che ti infliggo, non mi tocca per nulla, perché io sono più importante di te, i miei bisogni sono più importanti dei tuoi, quello che tu pensi, quello che tu provi, non mi importa assolutamente nulla. Anzi, sei fortunato se hai la possibilità di stare con me, se hai la possibilità di interagire con me. E io necessito di ammirazione incondizionata. Ecco, questo potremmo dire che è il modus operandi di come si sente un narcisista. Quindi un narcisista pratica, ripeto, quella che viene chiamata egolatria, cioè ergere se stesso a una divinità. Io sono unico, sono il migliore, mi autoesalto fondamentalmente. Il narcisista pratica un'autoesaltazione, ponendosi veramente un piano superiore rispetto a tutti gli altri e non dando la possibilità in nessun modo di non avendo la possibilità in nessun modo di provare empatia per le altre persone. Idolatro me stesso, divento il dio di me stesso. E questo è quindi come si sente il narcisista. E l'esigenza del narcisista, come ho detto in altri video, è quella di controllare le persone. Ovviamente amare un narcisista diventa un'odissea perché ti farà entrare in tutti i gironi infernali, diciamo, che neanche la tua più fervida immaginazione potrebbe pensare esistano. Ti fa entrare proprio in una fase di umiliazione. Un narcisista cerca di umiliarti, cerca di salutarti, cerca in qualche modo di distruggerti. Ma questa distruzione che vuol fare è semplicemente un autoaffermare se stesso e un autoaffermare il fatto che tu non conti assolutamente nulla. Fingerà nella fase iniziale, quella di love bombing, di farti credere che tu sei importante. E una volta che tu hai creduto questo concetto, hai fatto tu, hai assimilato questa credenza, questa diventa una credenza nefasta dal quale poi diventa difficile distaccarsi. E quindi, come dicevo, per riuscire a difendersi da un narcisista bisogna rendersi conto di avere a che fare con un narcisista. Ho detto in altri video come rendersene conto. Comunque i comportamenti sono comportamenti abbastanza stereotipati. Quelli più variabili sono dei narcisisti covert, quelli nascosti, però
diciamo che alla lunga vengono comunque fuori e ti potrai facilmente rendere conto di quando hai a che fare con un narcisista abbastanza facilmente. E come far vacillare il suo ego? Come andare a colpire? Premetto che, diciamo, la cosa migliore sarebbe veramente quella di non agganciarsi. Perché una domanda che tanti mi fanno e che io trovo veramente assurda, dopo tutto quello che si è detto sui narcisisti, ma una domanda che mi fanno molte persone: come faccio a farlo ritornare? Come faccio a coinvolgerlo? Come faccio ad averlo? Ora, questa è veramente una domanda paradossale, no? Perché, come dire, sai che un cibo è velenoso. E tu dici: come faccio a mangiarlo? Come faccio a procurarmelo? Ed è, io questo voglio sottolinearlo per tutte le persone che sono innamorate dei narcisisti, tutte queste persone qua hanno e si comportano con una logica da tossici. Sono come se fossero dei tossici, perché il tossico va costantemente alla ricerca della dose, diciamo, che lo distruggerà ed è disposto a pagare per avere questa dose, è disposto a commettere reati per avere questa dose, è disposto a subire anche umiliazioni per avere questa dose. Quindi chi si innamora dei narcisisti è un tossico, cioè non è che un tossico nel senso che assume sostanze, ma ha una logica da tossico e si è disposto poi anche a mentire a tutti gli altri perché qua subentra il complesso di vergogna. Ti vergogni nel dire che, nonostante tutto quello che si abbia fatto, tu continui ad amarlo, tu continui ad amarla. Di questo te ne vergogni profondamente. Allora devi mentire, perché il tossico mente. Il tossico si vergogna di dire che, nonostante tutto, continua a drogarsi, continua ad assumere sostanze. Eppure lo fa e quindi mente. Quindi le persone che sono coinvolte con i narcisisti anche qua spesso mentono, mentono tutti gli altri. Mentono per tenere nascosto il loro amore per il narcisista dopo, non da subito, dopo che gliene hanno fatte di cotte di crude, dopo che gliene sono state fatte di tutti i colori, dopo che ne hanno fatte tante, gliene hanno fatte tante che non si possono neanche raccontare. Questi continuano a essere legati e allora non ne verranno più fuori. Quindi il primo modo, l'unico direi modo per venirne fuori è, da un lato, renderti conto di avere a che fare con un narcisista, questa è la cosa fondamentale, dall'altro renderti conto che devi sganciarti dal narcisista, quindi devi andare a eliminare le radici, le cause, le motivazioni che ti hanno spinto a perdere anni della tua vita dietro a un narcisista. Una volta che hai fatto questo, avrai la libertà di poter agire e con la libertà di poter agire, avrai la libertà di poter anche, diciamo, far vacillare il suo ego. E come fare? La domanda del testo, diciamo, del titolo di questo video: come fare a far vacillare l'ego di un narcisista? E c'è soltanto una parola: ignoralo. Nel momento in cui tu lo ignori, lo sfanculi, non con l'aggressività, perché se tu utilizzi l'aggressività, gli dimostri comunque attaccamento, altrimenti non andresti a litigare con uno che non te ne frega niente. Come se, uscendo per strada, trovassi uno palesemente ubriaco, pazzo, che inizia a insultarti. Mica ci vai a litigare. Lo ignori, semplicemente lo ignori. Soltanto che l'ubriaco pazzo che viene ignorato non gli fa niente. Al narcisista gli fa tanto, perché il narcisista non sopporta di essere ignorato. E qua mi viene fatta una domanda interessante: come attivare il no contact se ci sono figli? Devi fottertene se ci sono i figli, cioè nel senso che non è che devi fotterti dei figli, ma
la coppia genitoriale in qualche modo devi mantenerla, quindi l'unica interazione col narcisista è per i figli, ma devi fottertene del fatto che siano, come dire, che ci siano dei figli. Tu devi allontanarti comunque. La cosa peggiore che può fare una donna, un uomo sposato con narcisisti è di aspetto che i figli crescano. Questa è la più grande fesseria che si può fare, perché nel frattempo che i figli crescono, ti distrugge. E tra l'altro non fai neanche un favore ai figli, perché comunque i figli, restando in un ambito in cui c'è manipolazione, tenderanno ad assumere questo comportamento. Quindi devi prendere le distanze e far capire attraverso il tuo comportamento che la manipolazione non è l'unica forma di comunicazione, che anzi non funziona, per preservare i tuoi figli da sviluppare, da diventare pure loro narcisisti. Quindi i figli, se tu vedi i figli come un ostacolo, è perché sei stata manipolata. Non c'è niente da fare, sei stata manipolata e tu vuoi stare in questa manipolazione, perché ricordiamoci una cosa importante, che nessuno ti manipola puntandoti una pistola alla tempia. Se E questo, e torno quindi alla domanda che mi è stata fatta, diverse volte. E che domanda mi è stata fatta? Come fare a far ritornare un narcisista? Questa è una domanda priva di senso, perché presuppone che tu comunque sia ancora coinvolta o coinvolto con il narcisista. Quindi per prima cosa non devi preoccuparti di come fare a far ritornare, per prima cosa deve essere una tua esigenza e un tuo focalizzare le energie su come decoinvolgerti dal narcisista. Perché se davvero questa persona è narcisista, è come se fosse un veleno. Perché devi continuare ad alimentarti di questo veleno? E invece no, le persone che mi chiedono come farlo ritornare è perché, nonostante si siano rese conto di avere a che fare con una persona narcisista, la vogliono. La vogliono perché vanno a ricercarsi la sofferenza. Se non la volessero, come dire, sarebbe chiusa la faccenda. Perché basta usare il no contact, lo blocchi dappertutto, come dire, in modo tale che non possa interagire con te, ti fai la tua vita e se ne vada a fare a fare in culo, diciamo così, usando la terminologia oxfordiana. Altrimenti resterai bloccato, resterai incastrato in questa situazione o incastrata e non ne verrai più fuori. Quindi l'unico modo, una volta che ti sei, diciamo, decoinvolto, è quello di non ignorare, ignorarlo. Ignorarlo è ancora la cosa peggiore. Se non pensi di riuscire a farlo, diciamo, è molto meglio chiudere ogni contatto, perché ogni volta che ti ricevi un messaggio, fin tanto che sei coinvolto, coinvolto, è un'iniezione di veleno. Poi rischi di credere a rischi di credere a quello che lui dice. E allora, se vuoi smettere di credere a quello che lui dice, devi evitare dei contatti, oppure decoinvolgerti completamente. Una volta che sei decoinvolto è abbastanza semplice, diciamo, il no contact vuol dire non bloccare, ma vuol dire ignorare qualunque tipo di messaggio, qualunque tipo di comunicazione il narcisista ti faccia, a meno che, come dicevo prima, non, per dire, non esista comunque una coppia genitoriale, tu hai avuto la sventura, la sfortuna, la maledizione, oserei dire, di fare figli con un narcisista, e quindi figli, è ovvio, te li devi tenere, e la coppia genitoriale esiste, anche se tu riuscissi, diciamo così, a sottrargli i figli legalmente, sarebbe cosa buona e giusta, perché altrimenti c'è il rischio che il narcisismo sia contagioso, si duplichi, perché stare a contatto sempre con una persona narcisista su dei bambini gli permette di
cioè gli permette, purtroppo li spinge, diciamo così, a assimilare quel tipo di modus operandi, che è quello della menzogna, che è quello del mistificare i sentimenti, di falsificare i sentimenti, che è quello della manipolazione. E purtroppo, diciamo, si viene guidati con l'esempio, cioè anche, come dire, nei corsi che faccio sulla leadership, è quello che dico sempre: lead by example, guida attraverso l'esempio. È inutile dire o fare, se tu dai un esempio, dai un modello e acquisisci potenziale, le persone inizieranno a seguire quel modello. Quindi l'ignorarlo è la cosa fondamentale, quello che lo manda in palla. Ignorarlo vuol dire che ti lascio aperto il canale, ma tu mi scrivi su WhatsApp e io manco prendo in considerazione quello che tu mi scrivi. Mi chiami, non rispondo. Questo significa ignorare. Significa poi, se per caso lo incontri per strada, puoi anche far recitare una parte, non devi farti vedere incazzato, semplicemente indifferente. È l'indifferenza quello che va proprio a destrutturare, a destabilizzare l'ego di un narcisista, quindi a buttare giù dal piedistallo l'idolatro di se stessi, che sono l'idolo di se stessi che si sono fatti, perché il narcisista costruisce un idolo per se stesso. E quindi questa è la cosa che dobbiamo imparare a fare. Fondamentalmente anche qua emerge sempre il concetto che bisogna partire comunque da se stessi. Quella è l'unica chiave per poter affrontare queste situazioni, tenendo presente che qua i meccanismi di difesa sono utili, che ti facciano capire che veramente amare un narcisista è un'odissea che finirà anche male. E Ulisse non tornerà mai più nella sua Itaca una volta che si è perso, diciamo così, tra le grinfie, potremmo dire, di un narcisista, e devi riuscire a venirne fuori e quindi dare indifferenza. Tra narcisista e ipergogico c'è poca differenza? Assolutamente no, cioè nel senso che il narcisista è sempre iperlogico, ma non è detto che gli iperlogici siano narcisisti, anzi. Potrebbero tranquillamente non esserlo. L'iperlogico è semplicemente una persona che ha fortificato la sua sfera logico-razionale, l'ha resa più forte come meccanismo difensivo, sicuramente, perché conosciamo tutti i motivi, ma non è detto che sono narcisista. Gli iperlogici si innamorano, anzi, hanno più difficoltà a innamorarsi, diciamo così, rispetto agli emotivi, perché hanno le emozioni più compresse. Però chi farà la vera follia per amore non sarà un emotivo, sarà un iperlogico. Perché comprimendo, 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 poi le emozioni escono e quindi fanno stragi. Gli iperlogici poi fanno le più grandi follie per amore. L'emotivo, certo, si coinvolge subito e, diciamo, dà subito emozioni, si coinvolge subito con le emozioni, volevo dire. Ma siccome le espleta molto velocemente, difficilmente si accumulano tante emozioni compresse, proprio perché ha questa capacità di espletarle, cosa che invece l'iperlogico non ha, ma non ha nulla a che fare con il narcisista. Il narcisista, ripeto, è una persona che pratica un'autoesaltazione, che crede a un delirio di onnipotenza e ha anche una sindrome paranoica perché pensa che tutti ce l'hanno con lui o con lei. È anche un iperlogico, certo, perché tutti i narcisisti sono anche iperlogici, ma ripeto, non vale il contrario, quindi non confondiamo, diciamo, l'iperlogico con narcisisti. Il narcisista mette sempre in atto questi tre comportamenti stereotipati, magari in modi diversi, in fasi diverse, che sono love bombing, l'allontanamento, diciamo così, e poi in alcuni casi la svalutazione, in alcuni casi la distruzione, o comunque il coinvolgimento e il condizionamento. Queste sono le caratteristiche che ci indicano che abbiamo a che fare con un narcisista e non semplicemente con un iperlogico che non ha nessun interesse a,
distruggere l'altra persona, anzi potrebbe avere anche un forte coinvolgimento. Dico, lì per logici si innamorano, non è che non si innamorano, ci mettono più tempo, sono un po' dei diesel, diciamo, mentre l'emotivo si può innamorare facilmente, tende a vivere il colpo di fulmine, di per logico difficilmente vive il colpo di fulmine, a meno che non sia già saturo, 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 saturo di emozioni, per cui tac, basta poco e si vive anche il colpo di fulmine, ma in linea di principio non vive. Narcisista invece, come ho spiegato prima, è un film completamente diverso, è un'egolatria. Per questo video è tutto, iscrivetevi al canale perché potete vincere delle sessioni gratuite di coaching emozionale con me. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, ciao a tutti.